I primi ad allevare alpaca furono gli Inca che ne allevavano questi animali per la loro preziosissima fibra e che definivano la lana degli dei e definivano gli stessi l'oro delle Ande. E solamente l'imperatore, la sua famiglia, gli uomini più importanti della corte potevano indossare indumenti in alpaca. Su internet vidi questi animali e me ne incuriosii, contattai diversi allevatori, presi informazioni e poi feci il primo acquisto. Inizialmente nel 2015 acquistai 15 alpaca che poi nel tempo si sono riprodotte e oggi in allevamento abbiamo circa 150 animali. È un camelido originario del Sud America e principalmente Cile, Perù e Bolivia. Poi nel 1600, con l'arrivo dei conquistadores, l'alpaca rischiarono l'estinzione. Questo perché i conquistadores preferivano i cavalli e le pecore. E furono i peruviani a salvarli appunto da questa mattanza, portandoli nelle zone più alte della catena andina, tra i 3.000 e i 5.000 metri di altitudine. E così gli alpaca si sono, diciamo, adattati dapprima a vivere nelle zone di pianura del Cile, del Perù, della Bolivia, e poi nelle zone più impervie e montuose della catena andina. Quindi sono animali molto, diciamo appunto, rustici, sono animali territoriali, molto intelligenti, curiosi ma allo stesso tempo diffidenti. Ma animali che sono veramente dolci, possono interagire molto bene con l'essere umano, tant'è vero che si possono svolgere delle attività come quelle che facciamo noi qua in azienda, dove appunto c'è uno stretto contatto tra l'essere umano e loro, e quali le visite guidate e le passeggiate con Alpaca alla cavezza. Pilot è bravissimo, un animale molto, molto bello e ha un carattere veramente eccezionale, proprio un gentiluomo lui. E sono, diciamo, attività ideali, soprattutto nel caso specifico la visita guidata per bambini. Guardando questi animali trasmettono delle emozioni e delle sensazioni positive che appunto colpiscono molto le persone e quindi anche i bambini disabili che vengono a trovarci giovano dalla bellezza del vederli in questo contesto immerso nella natura. L'alpaca è sicuramente molto molto più conosciuto in altri paesi, dall'Australia alla Nuova Zelanda, gli Stati Uniti d'America, al Canada e in Europa, dove praticamente ci sono tantissimi allevamenti di questi animali. L'Italia da questo punto di vista è un po' indietro, anche se in quest'ultimo periodo c'è veramente un boom, sia appunto per la curiosità di conoscere questo animale, sia perché l'alpaca è allevato principalmente per la sua fibra pregiatissima. Presente in 22 tonalità differenti di colore, molto più calda ad esempio della lana della pecora, non dà allergie, non contiene lanolina, molto adatta per l'abbigliamento dei bambini. E poi è anche molto rara, se vogliamo dire, proprio riallacciandomi a quello che dicevo prima dell'estinzione che hanno rischiato gli alpaca, sicuramente rispetto ad esempio alle capre del Kashmir, l'alpaca ha una numerica come animale è nettamente minore. C'è una riscoperta di quella che è la natura, di quello che è il contatto con gli animali. Le persone oggi cercavano proprio l'aria aperta, quindi stare nel verde, nella natura, dopo un periodo particolarmente difficile che abbiamo vissuto in questo ultimo anno e mezzo.